Buon pomeriggio, gentili lettori e gentili lettrici di allaround.net. È sabato pomeriggio, sono le 18:13 per essere tassonomici e precisi. Il direttore di allaround.net vi augura buon anno per il 2020, perché siamo qua, come avrete ben capito, anche vedendo i miei dioscuri connessi con me in questo momento, il mitico Edoardo Lubrano. Buonasera, Edoardo Lubrano. Buonasera, buonasera a tutti e due e buonasera a tutte le nostre lettrici e tutti Bene, i nostri lettori. bene. E invece dall'altra parte del capo noi stiamo con Gabriele Marini. Buonasera, caro Gabriele. Buonasera a voi e ai nostri ascoltatori, buon 2020 a tutti quanti. Buon 2020. Allora, ci sono le dispute per capire se è cominciato il nuovo decennio, se finirà, come dicono quelli saggi, il 30 dicembre del 2020. A noi poco ce ne incorre, nel senso che stasera siamo qui per parlare di pallacanestro, per parlare di LBA, per parlare, come sempre, di Virtus Roma, perché sabato sera noi dedichiamo un po' del nostro tempo per presentare il match del giorno dopo. E prima giornata del girone di ritorno. La Virtus Roma se la vedrà. Ecco, vedo anche il dito di Gabriele Marini che si dovrebbe Che non è togliere. indifferente, che non è indifferente, è un Che dito, no, diciamo, è il e dito qui del coltice. mica micio micio bau bau, come dici tu, Fabrizio. e qui se ne potrebbero dire e fare di ogni. Bravo. Stavo dicendo, prima giornata di ritorno. Allora, già che ci siamo, io faccio le due dita, le V come vittoria, ma anche V come Virtus, perché domani sera, domani Ne pomeriggio, abbiamo finalmente, due. giusto, Doppia V, doppia V. abbiamo due doppie V, come la Virtus Roma e la Virtus Bologna, la capolista, le V nere, i bianconeri, che dopo qualche anno di, diciamo, anonimato, finalmente, da, diciamo, l'anno scorso, hanno cominciato a rompere un po' gli indugi, a rompere un po' le classiche menate, come cantava il buon Eugenio Finardi tanti anni fa nella musica ribelle. E finalmente il grande patron Zanetti, proprietario del main sponsor dell'ottimo caffè Segafredo, ha detto: beh, adesso qui facciamo le cose in grande, prendiamo grandi giocatori, costruiamo nella Fiera di Bologna un bel palazzetto o quantomeno un campo di calcio con la possibilità di poter far fluire almeno tra gli 8 o i 9.000 o i 10.000 spettatori. Tra l'altro, non so se avete visto, sono arrivati i dati più che confortanti di afflusso delle persone nei palazzetti il giorno di andata nell'LBA. E fatto salvo questo, quindi dobbiamo parlare, ci tocca parlare, in senso buono, di questa prima gara del girone di ritorno, Virtus Roma contro Virtus Bologna. Cominciamo dalle sensazioni che ha Gabriele Marini, che era presente al match di andata al Paladozza, dove la Virtus Bologna vinse, ma non convinse. Prego, Gab. Allora, sì, tu hai usato la V, qualcun altro usava la V per vendetta. Allora, chissà se la Virtus domani alle 16:30 vuole iniziare una disputa fatta di vendette, quelle che appunto nella partita di andata non si sono potute attuare per la mancanza di due califfi. Da quello che abbiamo sentito in questi giorni, l'arrivo di un nuovo giocatore, non so Del dire terzo ancora se... califfo. Sì, terzo califfo, al momento non so dire ancora, non lo sa dire nemmeno Coach Bucchi, se può essere quello che vendicherà le V giallorosse contro le V bianconere. Ancora siamo a caro amico, si è allenato poco e insomma non fa parte in pieno del progetto squadra al momento, ma chi lo sa, domani Coach Bucchi ci può Chi può dirlo? sorprendere i 5.000 presenti, 6.000 che Si scenderanno nel dice di casino del 7.000 addirittura. Palaeur. Eh sì. Scenderanno nel catino del Palaeur per vedere, ahimè, ci dobbiamo accontentare che sia così, ma verranno per vedere Sua Maestà Teodosic e non per vedere la Virtus. Ma detto ciò, vabbè, chiudiamo parentesi. Quindi non so dire se tecnicamente domani è il momento giusto per avere la vendetta. Posso dire che con l'arrivo di Vedo che James, Edoardo sta scaldando la sedia. sì, e con l'arrivo di Leo Straudinz, se non voglio anticipare i temi, si allargano finalmente
di quello che abbiamo detto per tutte le nostre puntate dei collegamenti di All Around delle gare di andata, si allargheranno finalmente queste rotazioni, potendo dare un po' più di respiro a Coach Bucchi, perché al momento, se no, qui altro che permanenza in Serie A1. Non voglio essere cattivo profeta, ma con questa squadra, se si fermano i due califfi, l'abbiamo visto, c'è un rischio ventello, trentello per tutti. Quindi speriamo domani nella vendetta, ci credo poco, ma che dire, domani ci vedremo una bella partita di basket, non Ma so tu anche che pensi. perché Gab, scusami Edu, insomma, sono stati fermi, si sono riposati, quindi non possono sicuramente dirci che saranno stanchi dalle fatiche di un tour de force come quelle che sono state, che è stato fatto effettivamente a cavallo tra Natale prima della fine dell'anno, tra le sfortunate, e qui ti prego, interveniamo sulle due trasferte, sia di Venezia che direi soprattutto quella di Reggio Emilia, mal completamente approcciata e persa anche, devo dire sinceramente, mangiandosi le mani. Prego, Edu. Allora, intanto Sua Maestà Milos Teodosic, io più che la trasferta di Reggio Emilia persa, direi che la partita da mangiarsi le mani è quella di Venezia, Ah, beh, dove certo. se Jerome Dyson non fa due cazzate nell'ultimo minuto, forse, perché forse, la partita si porta a casa con 2 punti. Non tanto direi la seconda, via, quello ha Ma voluto due, fare capriccio, l'assist due, due, magico. due punti e basta. E, tra l'altro, so per certo che lui se n'è reso conto, è consapevole di aver attraversato un periodo non felice, perché anche a Reggio Emilia non ha giocato bene per No, niente, direi per niente. esatto, e quindi è consapevole, ed essendo un ragazzo intelligente oltre che un giocatore talentuoso, c'è da aspettarsi che domani davanti a Sua Maestà Teodosic e Stefan Marković abbia, diciamo così, quello scatto d'orgoglio che gli potrebbe consentire a lui e alla Virtus di affrontare la capolista in maniera molto dignitosa. Ovviamente sperare di vincere è legittimo, pensarlo un po' meno perché i valori in campo sono obiettivamente molto diversi. La Virtus è una squadra completissima, molto forte, ha perso 2 partite su 17, per cui c'è poco da fare. È la squadra più forte del campionato per adesso. Certo, no, È direi anche numeri alla vero mano, insomma, mi sembra. che io, come ti ho detto Fabrizio, e come ho scritto, anche se è brutto autocitarsi, io mercoledì sera in Eurocup l'ho vista letteralmente strapazzata dal Partizan, soprattutto nei primi 2 quarti, che, ripeto, per chi non lo sapesse, sono finiti 62 a 42 per i serbi. Serbi. Diciamo che c'erano 5 americani, Vero, di cui due li conosciamo molto bene perché sono William Mosley, che ha giocato a Latina, a Legnano, quindi lo conosciamo molto bene, e Rashan Thomas, quello di Sassari, del Nemanja quale, Gordić anche, e no? Nemanja Gordić, vabbè, io parlavo degli americani, dei 5 americani, del quale Rashan Thomas, il Partizan, non ha avuto affatto bisogno. Devo dirvi che vedendo quella partita lì, uno dice: ah, c'è Thomas, quello che l'anno scorso a Sassari ha fatto il Spaccato a Sassari, sì. culo a strisce a tutti e via dicendo, sotto e sopra. Vedendo quella partita lì, uno dice: ma sei sicuro che è lo stesso? Sì, è lo stesso. Cioè, proprio l'hanno usato Poco. traccia impalpabile. Gli altri li hanno veramente massacrati. Ora, io non so se è stato un difetto nella preparazione della partita, perché il Partizan tirava prima di quella partita, tirava col 30% e ha chiuso col 48%, Hai capito? mi pare. Che è una delle squadre che faceva più fatica di tutte a segnare punti in Eurocup, uno dei peggiori attacchi, 99 punti alla fine. Una beneficiata, dai, siamo onesti, Vabbè, scusami. C'era
C'era il ritiro della maglia di Djordjevic, insomma, c'era Sì, da gonfiare il però petto. Giorgio poi non andava in campo, per cui... Sì, vabbè, Edoardo, sono quelle partite. Non so se tu, so se tu hai letto, giustamente, io ho pubblicato insieme alla redazione la preview del match e sono andato a prendermi le dichiarazioni del capitano, di Nikola Veličković. In Sì. cui diceva chiaramente: noi vinciamo domani, cioè della serie non li facciamo uscire vivi. Infatti, più o meno, beh, sono stati sopra anche di 25. La partita è finita 99 a 81, ma perché alla fine, ma alla fine intendo nell'ultimo minuto, sia chiaro, nell'ultimo minuto il Partizan ha lasciato che la Virtus un po' accorciasse il Capito. punteggio, ma nell'ultimo minuto, perché poi nei secondi due quarti ha un po' gestito, ma fino a 3-4 minuti dalla fine era più 25 il Partizan. Ora, Quindi Edo, volevo chiederti, alla luce di quello che stai dicendo puntualmente, secondo te, secondo voi, direttore, Coach Bucchi può aver scautizzato i primi due quarti, può aver fatto tesoro in funzione della gara di domani pomeriggio? O è una allora, partita che... io l'ho chiamato alla fine dei primi due quarti, Bucchi, e gli ho detto: stai vedendo come si batte la Virtus? E lui mi ha detto: no, sono fuori, com'è? E gli ho detto 62 a 42. E lui mi ha risposto con un'espressione tipica emiliano-romagnola che non si può ripetere. E Ma che prevedibile soci quella cosa lì. Gli ho citato le cifre e lui mi ha detto: vabbè, allora stanno in garra più o meno, insomma, stanno fuori quelli del Partizan nel senso buono del termine. Io ho detto: sì, guarda, stanno facendo una partita, obiettivamente era clamorosa. Alla fine, dopo due quarti, erano 9 su 16 da 3. Strapazzati, sì. 9 su 16 da 3 è una No, percentuale ma Edu, irreale. scusami se interrompo, Edu. Io farei una cosina No, molto più. scusa, per rispondere a Gabriele, e mi ha Vai. detto: no, comunque domani la vedo. Quindi sicuramente l'ha vista. È chiaro che per disporre della Virtus Bologna in questo modo qui devono ricorrere una serie di situazioni. La Stark Arena con 20.000 persone, una squadra di 10 giocatori, di cui 5 ammaragani e 5 serbi assatanati per il ritorno di Djordjevic, ma anche per la presenza di Teodosic e Markovic, che nulla hanno a che fare con il Partizan perché non sono stati nelle giovanili, non sono ex, non c'entrano niente col Partizan, però hanno rappresentato la Serbia con la nazionale, via dicendo, e sotto e sopra. Prima partita di Eurocup in casa, poi loro hanno due trasferte, il Partizan, quindi si sono voluti mettere subito, come dire, in discesa. Quindi Ci devono dimentichiamo di ricorrere. coach Trinchieri. E bravo, ci stavo arrivando. Però, voglio dire, da quel punto di vista, Bucchi, Trinchieri, insomma. Io mi prendo Piero Bucchi comunque, quindi da quel punto di vista stiamo bene. Devono ricorrere a una serie di situazioni. Noi ne abbiamo 8 di giocatori, 7 e mezzo, diciamo, perché White è arrivato in questa settimana, quindi non possiamo chiedergli di salvare la patria. Però Sette e mezzo e sto. sì, ci sto, per adesso ci sto. Però forse qualcosa si può fare. La prima cosa sulla quale la Virtus domani deve lavorare in maniera ossessiva, maniacale, sono le palle perse. Bologna segna 84 punti a partita. Se tu gli regali pure i palloni e li fai correre con palloni persi, buttati, rimesse veloci e via dicendo, sei più morto e perdente di quanto già tu non sia sulla carta, perché tu hai 14 punti e loro ne hanno, quanti ne hanno? 30, 28, quello che sia. Sono primi in 28. classifica. Per cui, non c'è, capito? Non c'è, Sono non ci 14 sto. vittorie e solo 3 sconfitte. Tra l'altro, io invece farei un discorso leggermente diverso. Ah, scusami, Edo, finisce. No, ripeto, le palle perse per me domani sono la prima cosa, anche perché meno palle perse, più concentrazione, e allora forse anche se dovessi perdere, non c'è quello che diceva Gab. Cioè non c'è il ventello, il trentello, non c'è l'umiliazione che mi pare la Virtus ha già subito abbastanza Sì. questo girone di andata, no? Ora basta, va bene, alcune partite si perderanno, però se perdono, ragazzi, in maniera dignitosa, basta. Io mi permetto invece di fare un discorso simile, ma lo
leggermente diverso. Allora, diamo per scontato che io mi sono seguito diverse gare della Virtus Bologna, specie in trasferta. E in trasferta, tranne Sassari, dove effettivamente sono partiti male, Sassari quest'anno è una signora squadra, non hanno mai messo il naso avanti, hanno sempre subito Sassari, ma però ripeto, le prestazioni... Sono 19 mesi che Sassari è una signora squadra, se non esatto. Anni. Sì, sì, no, sono 19 mesi che schiaccia Sassi su tutti. Però adesso dobbiamo vedere che cosa succede con McLean, che è andato via, non si sa bene chi vogliono prendere, insomma, via McLean cambia un po', cambia un po' le cose. Cambia un po' le cose. Sì, Edu, cambia, perché uno come Jamal McLean non è quello che ti fa i 20 punti doppio doppio ogni domenica, però ti dà quell'esperienza, quella capacità di essere tranquilli in certe situazioni, che sono curioso di vedere chi è che approderà. Forse poi ne arriverà uno più forte di lui, non lo so, però intanto senza Jamal McLean Sassari perde sicuramente qualche cosa. E vabbè, i nomi che stanno girando non mi fanno pensare a un visibilio futuro. Insomma, se Gianmarco Pozzecco, che non è un imbecille, insieme con Federico Pasquini, che sa fare molto bene il direttore sportivo invece che fare l'allenatore, insieme con Sardara, hanno deciso tempo fa di prendere uno come Jamal McLean, evidentemente ci sarà qualche motivo. Ma ritornando a Nus, come dicono in Francia, secondo me sulla carta, come sempre, non c'è partita, non ci può essere. Io ho visto la Virtus Bologna in diverse partite e soprattutto mi ha impressionato contro la non tanto contro Trento, ma soprattutto contro Reggio Emilia, che è uno dei derby più sentiti nella loro area. Li hanno annichiliti, non li hanno fatti nemmeno giocare. E Reggio Emilia contro la Virtus Roma 10 giorni fa ci ha preso a schiaffi. Passeggiato, sì. Sì, salvo poi rientrare in campo, in gara, poi gli strani fischi di Carmelo Paternico, eccetera, eccetera. Però, tutto sommato, non è che Reggio Emilia sia uno schiacciasassi, ma era una partita comunque importante, molto sentita, e che hanno superato alla grandissima. Il roster di Sasha Georgevic è, francamente, per il campione italiano, di ottimo livello. Infatti, sono primi. Chi diceva e chi poteva pensare che in questo momento la Virtus Roma, la Virtus Bologna avrebbe potuto soffrire le ultime gare dell'anno, sono stati puntualmente smentiti, perché Sassari effettivamente è stata deludente, è stata una Virtus Bologna deludente, però contro Milano è stata una signora Virtus Bologna, quindi è sicuramente una squadra che può dire la sua. Poi vedremo nel corso della stagione, fra un mesetto circa avremo il primo test con le Final Eight, ma il problema è la Virtus Roma. Cioè, noi possiamo stare qui a parlare, a discutere di alchimie, scivola qua, chiudi, fai la zona 2-3, fai la box and one, mena Teodosic, chiudi Markovic, vai un po' più sotto il ferro in modo che i loro lunghi come Vince Hunter o anche come Ricci, che sta facendo un grande campionato, siano limitati, per non parlare poi di Julian Gamble. Però noi non sappiamo mai che Virtus Roma avremo in campo. È come la famosa scatola di cioccolatini di Forrest Gump. Non sai mai che cosa ti capita, non sai mai qual è il gusto che deve prendere. Non sappiamo mai questi come scendono in campo, se scendono in campo, come scendono in campo e che rendimento daranno. Sì, però ti dico, tu questo discorso è... Che poi è anche divertente per certi versi. No, sì, lascia un po' di incertezza. Se lo metti così è assolutamente condivisibile. Se lo metti, diciamo così, in maniera così un po' prevenuto... No, non sono prevenuto, Edoardo, sono i fatti. So che sono i fatti, però questa squadra che deve salvarsi ha vinto 7 partite su 16 e dobbiamo essere onesti con noi stessi. Veramente chi diavolo se l'aspettava? Io onestamente pensavo che saremmo stati lì con Trieste.
4 punti di meno. Averne 4 di più a questo punto è una cosa straordinaria, frutto del lavoro di Bucchi e di questi ragazzi che spesso critichiamo, a cui spesso diciamo delle cose orribili che ci teniamo magari per noi stessi, o che pure cerchiamo di scrivere in maniera edulcorata, ovviamente, perché è giusto così, e di cui sappiamo spesso o sentiamo nell'aria o leggiamo su Facebook, dove tutti sono esperti e dove tutti sanno tutto o sembrano sapere tutto, e dove insomma dei quali leggiamo cose orribili. Però questi ragazzi, tutti criticati, tutti insultati, tutti per adesso hanno vinto 7 partite su 16, ripeto. Me lo sto dicendo. Delle 9 che hanno perso, alcune sono orribili ed orripilanti, perché 36 punti, 30, 23, 24, sono divari insostenibili, francamente, anche per il tifoso più tifoso. Sicuramente, quindi quelle sono proprio brutte. No, ma scusami, Edoardo. L'intervista che mi ha concesso l'altro giorno per Repubblica ha detto: noi certi punteggi non ce li siamo dimenticati, quindi ci lavoriamo su quelle cose. Però è chiaro, e questo era un messaggio a tutta la squadra, e qui vengo al tuo discorso, Fabrizio, che noi dobbiamo lavorare con continuità e qualità in allenamento, continuità e qualità, quindi un richiamo anche a tutta la squadra. Vi ricordate Paolo, adesso mi sfugge il nome, dovete lavorare, Paolo Panelli. Dovete tutti andare a lavorare, dovete andare tutti a lavorare. Ecco, l'abbiamo già detto una volta in questa. Sì, ma scusami, Edoardo. I ragazzi della Virtus devono lavorare. Sì, va bene, Edoardo, hai fatto una premessa eccellente. Però. Come si deve, altrimenti non se ne esce fuori. Sì, scusami, Edoardo. L'altra cosa che mi piacerebbe vedere domani, scusa, e chiudo, è il trattamento Teodosic, come l'ha chiamato Sconopini l'altro giorno, che però ti puoi permettere alla Stark Arena. No, non caschiamo su queste cose, ragazzi. No. Ma no, e ma che devo dire la verità, a un certo punto, so, cose così, tipo fallo della mano sinistra. Ma come della mano sinistra? L'ha picchiato con la mano. Ho visto benissimo. Fallo della mano sinistra. Ma scusa, ma è chiaro, sì, questo se posso permettermi, ma non voglio rubare la parola. Arena, te lo permetti al Peace and Friendship Stadium di Atene, cioè in certi campi, ovviamente. No. Domani il problema non sono i due slavi che conducono la baracca delle prime. Domani il problema sono, l'ha citato prima il direttore, Ricci da fuori, perché non abbiamo un uomo che sa marcare buone da fuori. Ancora ho negli occhi le bombe di Feelings dell'altra volta. Bravo. E non abbiamo uno che può marcare Wims, perché tutto il girone di andata ha dimostrato che quel ruolo noi non ce l'abbiamo. No. Se ci fa il favore il nostro ungherese, polacco, cecoslovacco, scusatemi, numero 2, a difendere bene, ok, altrimenti noi non ce l'abbiamo quel ruolo da difendere, perché non possiamo chiederlo a Buford. Questo mi fa paura, Wims e le bombe da fuori di Ricci. Ma no, ma e però loro ma vengono quello, scusatemi, però quello che fenomeni. Voglio dire, loro vengono dire. Innescati dai due fenomeni, è la stessa cosa. Se alla Virtus tagli fuori Dyson, sì, gli altri la palla se la danno in faccia. Il problema è che qui sono due, quindi il lavoro è doppio, perché tu di qui dovresti tagliare fuori Markovic e però scusami Edoardo, adesso se mi fai dire tu mi hai allora, prima di tutto non mi sembra che qui qualcuno abbia mai sminuito le 7 vittorie della Virtus Roma. Assolutamente, siamo stati tutti molto contenti e soddisfatti, ma se mi passi il termine anche un po' stupefatti, quindi grandissimo merito al lavoro di Piero Bucchi e a quelli che hanno avuto voglia di darci dentro a corrente alternata. Io non mi drogo, io non sono stupefatto. Sì, no, dico. No, però attenzione direttore, questo atteggiamento anche nostro, mi permetto di rompere le uova e le palle come al solito, non deve essere però questo.
È vero che noi siamo deputati a salvare tutto quello che ti pare, ma permetterete, ora parlo con la pancia dei tifosi, permetterete che è giusto che mi hai fatto vedere lo zuccherino, tu lo zuccherino continui a darmelo? Cioè, se hai fatto 7 vittorie come l'hai fatte, ma io posso sperare che nel girone di ritorno me ne fai 8 o 9? Perché mi devo adagiare su sto fatto ma che ci Gabriele, basta salvare? No, no. Gabriele, il livello di questa... 7 vittorie e 7 miracoli, forse a Cantù con il sottomano di Tyson ha portato via due punti preziosi che non aspettavamo più, ma quella sera Maio ha fatto 1 su 10 lì, ma le altre 6 vittorie sono state belle vittorie e contro Milano stavamo lì, sarebbero state 8. Quindi dico, perché questo atteggiamento da, fatemi dire, ora tiro la bomba, da presidenza della Virtus Roma nel dire ma questi siamo noi? No. Mi hai fatto vedere lo zuccherino per 7 volte, io mi aspetto che al ritorno adesso, anche grazie ai due nuovi innesti, me ne fai vedere 8, 9, 10 di vittorie. Scusa se è meglio sempre affogare nei pensieri in un mare largo piuttosto che in uno stagnetto. Scusate. Posso? Grazie. Signori, lo sappiamo perfettamente, la dimensione di questa squadra e della società è questa. Questa è la dimensione attuale della Virtus Roma. Se continuiamo a raccontarci panzanate, ci facciamo male alle persone. Poi è giusto ed è lecito sognare, come all'andata scrissi con la Virtus, con l'Olimpia Milano, sogna Roma, poi si è svegliata e l'Olimpia Milano ha fatto la festa. Qui bisogna rimanere con i piedi per terra, perché sei solamente a 2 gare dalla retrocessione. Certo, poi le tue concorrenti hanno 10 punti e sei in vantaggio con loro negli scontri diretti, quindi sono 3 partite. Poi, tra l'altro, Pistoia fra un mesetto noi ce la troviamo al Paleur, e Trieste, tu dovrai andare all'Alleanza Domarina e Trieste non sarà sicuramente quella che hai incontrato quasi un mese e mezzo fa, che l'hai strapazzata, una delle squadre più scarse di quest'anno. Quindi io non voglio dire che dobbiamo che la Virtus Roma deve vincere 8, 9, 10. Qui non si è salvi manco per l'amata, non vorrei essere scostumato. Non sei per niente salvo. Mentre perché paradossalmente la scarsezza di vittorie zero della Scavolini Pesaro, chiedo scusa per la prosciutto Carpegna Pesaro, questi sono i reminder, sono i bug di sistema. E hanno alzato la soglia della salvezza nelle zone basse. Poi c'è Treviso a 12, ma Treviso ci ha smontato e rimontato qui al Paleur. E secondo me Treviso è la squadra che accoppiata con la Virtus Roma ci fa ballare samba, rumba e cia-cia-cia. Cioè non ci siamo proprio. E poi qual è il rinforzo? James White, uno che ha 38 anni, che sarà sicuramente un signor giocatore, è stato un signor giocatore, che l'anno scorso stava a 100 con la Benedetto quindicesimo o venticinquesimo, adesso mi c'ho un po' di memoria. Cioè questo, si dice che sicuramente dalla settimana prossima viene ufficializzato Strautins, che è un giocatore buono, che però Trieste molla perché adesso c'hanno Deron Washington, c'hanno Ricky Hickman, e si dice addirittura che potrebbero arrivare poi di nuovo a Chris Wright. Cioè, di cosa stiamo parlando? Quindi siamo contentissimi delle 7 vittorie, ma come temevo, non bastano. Quindi se c'è qualcuno che si era fatto strani voli pindarici, le Final Eight, cioè, sì, in quel momento c'erano le chance, ma soprattutto se vai a perdere gare come quelle che hai perso a Reyer Venezia e a Grissimbon Reggio Emilia, parafrasando il mitico Edoardo, allora significa che tutto quello che hai fatto fino adesso va bene, ma va bene fino a un certo punto. Ora, non è sicuramente quella di domani la gara da vincere. Io infatti dico che domani sera, domani pomeriggio, mi siederò sul mio scranno bello, bello tranquillo, col gusto di godermi la partita. Però poi da domenica prossima
testa bassa e pedalare, perché poi sono tutte squadre con cui te la puoi giocare. Cremona, se non ricordo male, l'altra, no, scusa, no, scusate, Brindisi, che è Allora. bollita. Brindisi è bollita fisicamente, non si regge in piedi, non difendono più. Poi c'hai Cremona e poi c'hai Pistoia in casa. Ste tre partite, quella di domani per me è come fosse un'esibizione, no? Non c'è partita. Se il basket ha un senso, la potenza che ha la Virtus Bologna, anche solo nel settore delle guardie, che è quello dove Roma è molto ondivaga, oltre che nel ruolo di numero 4, quindi James White qualcosina potrà fare, ma contro delle belve assatanate come queste della Virtus Bologna, che sono state prese e portate lì per vincere quest'anno, loro vogliono vincere quest'anno, poi vedremo se ci riusciranno, ma ci stanno provando per Sì, l'anno prossimo. direttore, ma Edo diceva, non questo, Edo diceva, se non ho interpretato male, facciate in modo che non ci fate vedere un trentello al Palaeo Ma pure non lo domani. puoi sapere, Basta, con Pucci. sta storia. Ma Gabriele, qui è l'errore. Questa è una squadra che solo la grande sagacia, la competenza e la qualità di coaching di Piero Bucchi ti ha fatto arrivare fino a questo punto. Cioè, scusatemi, ma mi volete dire Vannoli Cremona, Cantù e forse anche Trento, e poi Dyson come Rai 3, ma chi l'ha visto Dyson in campo? Voi l'avete visto? Cioè, tre partite, dai, sono. Cioè, signori, per un girone d'andata credo che non valga quanto lui dovrebbe rendere. Se vogliamo parlare poi di Jefferson, Jefferson ha già un rendimento molto più lineare. Però, cioè, non, come puoi dare oggi, come puoi credere che questo farà così? Perché tutte queste prestazioni schizofreniche, e ci limitiamo per amor di patria nel dire quello che sappiamo e che poi diremo a fine anno. Allora Quindi. vogliamo dire, per venire alle tue parole, che questo signor Spinelli non è il Golden Boy dei GM, perché tu non affidi la regia a Dyson per tutto l'anno e poi come piano B ci metti un ragazzino che faceva la A2. Vogliamo dire che sto Spinelli forse se ci prendeva un play un po', come dire, navigato in Italia, fammi dire un Cinciarini della Pompea, fammi dire un poeta, insomma. Forse faceva qualcosa di più buono. Vogliamo Ma dire che dall'inizio che è storta questa cabina di regia, per quello che hai detto tu adesso? la cartina al tornasole del signor Spinelli, che io comunque stimo, è che era libero Andrea Pecchia e lui ci ha portato Roberto Rullo, punto e a capo. Di cosa stiamo parlando? Ma te la puoi prendere con Valerio Spinelli? Valerio Spinelli sta lì perché giustamente fa il suo lavoro. Ora, come può fare il suo lavoro? Lui ci metterà sicuramente il massimo impegno e la grande voglia di fare. Però se c'è libero Andrea Pecchia e porti Roberto Rullo, scusatemi, c'è qualcosa che non funziona. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Se c'è libero, cioè, e non dimenticatevi che Skyler Flatten si è fatto male, Skyler, cioè che stava male. Quindi tu hai William Buford, che è un buon giocatore, perché stava male Flatten? Se no c'avevi pure Flatten, che non sapevamo che cosa ti poteva dare. Quindi non tocchiamo il Direttore. tasto GM, non tocchiamo il tasto GM, ma io ribadisco, senza alcun problema, ma senza che io voglia esacerbare gli animi. No, Io no, non no, ho ma la. è chiaro, è chiaro. Tu lo sai benissimo, Direttore, io non ho la. direttore Edo. Scusami, chiudo. Io non ho la minima fiducia di questa dirigenza perché sta dimostrando tutto il loro pressappochismo, eccezione fatta per il direttore marketing, che è una persona seria, che sta lavorando e che sta portando i risultati. Uomo del Nord. Ma per il resto non c'è niente e continuiamo ad avere il nulla, perché non c'è niente. Allora, Oggi. direttore, volevo fare, no, per scivolare verso piano piano la gara di domani, volevo fare un'annotazione che avrete sentito forse pure voi riguardo Bucchi, che nei giorni scorsi, quando è stato presentato White, appunto, ha detto: noi soffriamo tremendamente le squadre atletiche.
non ha detto muscolose e fisiche. In effetti è vero, Milano ha una massa di muscoli incredibile. Non abbiamo sofferto Milano da quel punto di vista. Abbiamo sofferto le squadre atletiche, Sassari, scusami, Brescia, scusami, allora vi chiedo, qual è secondo voi la chiave domani? Lo avete accennato adesso, ma la chiave domani è per le prossime gare, per non incorrere, poi mi taccio, in un ennesimo girone di ritorno che ricalchi quello di andata. Ma io passo la palla ad Edoardo, sinceramente io mi rifiuto ma non perché non voglio risponderti. Noi ci possiamo dire qualsiasi cosa, ma se tu oggi parti con la campagna del crowdfunding, che speriamo tutti vada bene, ma di gran cuore, che faccia effettivamente, che dia la stura a una situazione insostenibile, siamo onesti, è insostenibile ormai questa situazione. C'è una proprietà che ha dato netti cenni, conclamati cenni di incapacità gestionale e manageriale. Quindi urge sangue nuovo, quindi soldi freschi. Quindi speriamo che la campagna del crowdfunding, io me lo auguro di tutto cuore, che vada benissimo e che si possano cominciare a fare dei progetti, perché tra l'altro Nicola Tolomei è in grado anche di gestire questo, se lo fanno lavorare come lui speriamo riesca a fare. Ma la domanda è, Edu, ma hai notizie di rinnovo del contratto di Amar Alibegovic che l'ingegner Toti mi ha detto con il suo solito sguardo allegro, e stiamo rinnovando? Ma che stiamo rinnovando? Quando lui me l'ha detto era il match con Brescia, siamo all'11 gennaio, hai news del rinnovo di Amar Alibegovic, che insieme a Tommy Baldasso sono i gioielli che ha la Virtus Roma e che deve proteggere? No, non ho nessuna notizia su questo, ma siccome in questo momento io, presidenziale o meno che sia il mio atteggiamento, io sono concentrato per quello che mi riguarda sulla possibilità che la Virtus Roma rimanga in Serie A, io dico questo in maniera estremamente sintetica, perché sennò da tutto quello che avete detto dovrei aprire 100.000 finestre, una più polemica dell'altra, e non voglio farlo. No, però dobbiamo cominciare a farlo, Edoardo, ma sai perché? Scusami se interrompo. Perché è un piacere sentirti, ecco perché. In questa melassa, scusami, in questa melassa di comunicazione, dai Virtus, forza Virtus, certo, dai Virtus e forza Virtus, sì, va benissimo, è ovvio che va benissimo, ma le vogliamo dire come stanno le cose, o ci vogliamo nascondere dietro il ditino? No, vabbè, ma non ci sono i soldi, no, ma non ci sono i numeri, no, ma qua, no, ma su, no, ma giù. Prego. Allora, questa squadra ha bisogno di almeno 5-6 vittorie per salvarsi. Esatto. E almeno una volta trovate queste 5-6 vittorie, che dovrebbero bastare per rimanere in Serie A, poi si può, secondo me, legittimamente, come ha detto Gabriele prima e come speriamo tutti, anche fare qualche sogno, playoff, o comunque togliersi qualche soddisfazione, perché a quel punto, una volta che, come si dice, ti togli il fardello dallo stomaco, a quel punto giochi libero e magari ti capita pure il colpaccio vero. E la partita con la Virtus Bologna non è di quelle da vincere, non è vero, tutte le partite bisogna cercare di vincerle, tutte, perché altrimenti si parte con l'atteggiamento già rimesso e già... Dice, vabbè, che andiamo a fare? Io non mi voglio illudere, perché non voglio vedere un'altra Brescia Virtus Roma. C'è una legnata qua. Neanch'io mi illudo. Non sapevi manco più che cosa dire per l'ennesima volta. E dai. Neanche io mi illudo, però i giocatori della Virtus non devono permettersi neanche per un attimo, anche con loro stessi, di pensare che la partita di domani non sia una partita da vincere, perché altrimenti è inutile che andiamo
tutti quanti al Palaeuro, proprio assolutamente. Quindi tutte le partite bisogna vincerle, perché altrimenti certo. Non si spiega come Trieste abbia vinto a Sassari, no? Evidentemente. Esatto. E proprio nella maniera più assoluta. Pure Cantù a Brindisi proprio nel girone d'andata. Quindi questa è la prima cosa. Cosa fare per limitare Bologna? Io ho detto una cosa prima, ne ho dette tutte e due. Palle perse e cercare di limitare il più possibile i due giocatori che innescano Ricci, che innescano Wims e che innescano anche Frank Gaines, perché non ci dimentichiamo che Gaines, è uno che se prende, che non sappiamo però non sappiamo però Djordjevic chi poi per le rotazioni dei visti, non sappiamo chi poi deciderà di non far giocare domani, eh? Ok, e quindi bisogna cercare di limitare ovviamente, dico, e non dico di annullare, lo dico con cognizione di causa, Teodosic e Markovic. Dopodiché è chiaro che poi bisogna fare anche una partita molto sostanziosa in attacco. Esatto. Perché anche giocare a basso punteggio con la Virtus, secondo me, con Bologna, secondo me, non conviene un granché. Quindi bisogna cercare di segnare tanto e di limitare molto, ripeto, i due pensatori di quella squadra. Difficilissimo, un'impresa ai limiti dell'impossibile, ma mission impossible, però bisogna provarci in tutti i modi possibili e immaginabili. Come non soffrire le squadre atletiche? Certo, è molto complicato, devi imporre il tuo ritmo, lo puoi fare se hai 8-9 giocatori come avrà la Virtus quando arriverà Strautins. White e Strautins non sono due fenomeni, Strautins fa panchina a Trieste, quindi che lo prendiamo a fare? No. Che White e Strautins non siano i due fenomeni che tutti speriamo sempre di avere, ma può darsi che White e Strautins si inseriscano meglio di un fenomeno nel sistema di gioco di Piero Bucchi e che quindi facciano quel gruppo e quella cosiddetta chimica che serve a far andare bene una squadra. Lo stesso discorso lo faccio e lo facevo. Per McLean hanno pensato che McLean potesse cementare Sassari, evidentemente il giocatore non si è inserito così tanto bene nel sistema di gioco Pozzecco. Magari sovrappeso, tra l'altro. Magari prendono Pitts and Fikes, che uno dice, ma chi è? Ma ti pare che prendono Pitts and Fikes? Pitts and Fikes si rivela perfetto per gli equilibri della Dinamo Sassari, che non perderà più una partita da qui alla fine della stagione, certo. E farà il mazzo tanto a tutti quanti, perché poi alla fine, a meno che tu proprio non prendi Teodosic o non prendi Rodriguez o non prendi Larkin o non prendi, aiutatemi a dire chi altro volete voi, i giocatori, le squadre adesso vanno fatte in questo modo qui, cioè inserendo i giocatori giusti per quel sistema di gioco. È chiaro che le squadre oggi devono essere molto atletiche, il Partizan dell'altra sera lo dimostra, Page, Walden, Mosley, Walden è partito come playmaker titolare, quando sono entrati Page, che è una guardia, e Mosley, hanno cambiato completamente la fisionomia della partita, sono entrati alla fine del primo tempo, che è finito 26-23, il secondo quarto è finito 36-19 per il Partizan. Questo per darvi un'idea di come questi due abbiano completamente devastato la partita, le nere. Ribaltato proprio. Naturalmente trascinando i compagni, sia chiaro, questo è evidente. Per cui oggi l'atletismo è fondamentale. Se non ce l'hai, devi essere tu a controllare il ritmo del gioco e il pallino. Quindi questo deve fare la Virtus. Se hai 9 giocatori, puoi gestire il ritmo, perché puoi dare cambio a tutti quanti più o meno. Io volevo solamente fino adesso la Virtus ne ha avuti 7 di giocatori, ma sì, Edoardo, ma infatti non è pochi. È vero che Pesic diceva io voglio una squadra di 7 giocatori, ma intanto parliamo di 10 anni fa.
e adesso al Barcellona ce n'ha 15, 16, 17, 18. Ma è anche vero che il Barcellona ha ambizioni diverse, sia in campionato che in Eurolega, direi. Ma no, ma certo. Ma la Virtus ne ha avuti 7 fino adesso, ma che dobbiamo fare? Poi, ti dico una cosa per chiudere. Io sto facendo un'altra cosa per Edoardo. Tutti voi. Io quest'anno, come l'anno scorso, le polemiche sul passato, anche recente, adesso non mi interessano. Adesso mi interessa che mi interessa la partita con la Virtus Bologna, poi mi interessa la partita Brindisi, della cui stanchezza mi fido quanto, come dicevano Ale e Franz, quanto di vedere Bin Laden al check-in dell'Italia. Quindi non sono così convinto che andiamo ad Epi Casa e ci portiamo via la partita. Può darsi, no, può darsi. No, ma no, non no. Credo che sia una passeggiata. No, Brindisi. Poi andiamo a Cremona. Poi andiamo a Cremona, che non sarà la stessa partita dell'andata. Tra l'altro, no. 97-94, grazie a un super Jaron Dyson, però in casa. E Cremona mancava, non c'era Iten Up. E non c'era Iten Up. Ecco, perfetto. Quindi sarà un'altra battaglia da vincere. Poi arriva Pistoia, che non è neanche lei quella dell'andata, e vediamo che succede. Cioè, questa è una squadra che va vista giorno, domenica per domenica, perché è una squadra sulla quale è difficile costruire qualcosa che sia di settimana in settimana. Punto, mi fermo, non parlo più. No, vabbè Edoardo, adesso non dobbiamo nemmeno ripeterci. Io la penso come te, solo che secondo me non evidenziare, come ha detto giustamente Gab, cioè, ma noi dobbiamo puntare a vincere, ma io pure sono desideroso che domani la Virtus Roma possa fare il colpaccio. Tutti siamo desiderosi che si faccia quella gara che rimanga epica, perché comunque sulla carta non c'è confronto. Però secondo me rimanere con i piedi per terra, secondo me, significa concentriamoci su quelle partite dove le puoi oggettivamente vincere e portare a casa. Sì, ma intanto bisogna giocare con la Virtus Bologna, quindi è inutile pensare alla prossima. No, cioè, bisogna pensare alla Virtus Bologna, e a Venezia gliel'abbiamo catturata la partita. Sì, ma scusami Edoardo, ma la Reyer Venezia il campionato non lo sta quasi giocando quest'anno. La prova ne è che fuori casa ha perso 7 partite. E ma io l'ho vista a casa di Venezia. Io l'ho vista contro Brescia, stavano sopra di 10, beh, l'abbiamo portata a casa, hanno mollato, via, pom. La Reyer Venezia è la classica squadra in carenza di stimoli quest'anno nel campionato italiano. È una squadra che va avanti col grandissimo talento dei suoi giocatori, però se incappa, e spesso capita, la squadra che sta dall'altra parte, che siccome incontra la Reyer Venezia ci mette garra e intensità, e la Virtus Roma ce l'aveva messa, per l'amor del cielo, salvo poi chiudere con la canna, no, la chiamata a palla intenzionale, no vabbè, ma anche con la canna d'ossigeno. Io non ho digerito come si è perso il Reggio Emilia, ma perché si poteva tranquillamente vincere, una squadra in grandissima crisi, la Grissibon, che infatti poi domenica ha preso una legnata clamorosa con la Fortitudo, è crollata, proprio perché Reggio Emilia vive di varie contraddizioni tecniche che Buscaglia non è riuscito ancora a risolvere. E pronti via, quelli sono scappati avanti, non l'hai più ripresa, quella era la gara che dovevi vincere. Però si scende domani in campo, io spero tanto che la Virtus Roma porti a casa una bella vittoria, spero tanto che oggi facciamo in bocca al lupo e incrociamo i diti, come diceva il comico, per il lancio del crowdfunding, che non si è ancora bene capito, se andate a leggere il comunicato oggi. Direttore, solo siamo gli unici che abbiamo concesso due bei spazi al crowdfunding. Non voglio interromperti, rafforzare le tue parole, cioè solo per i pochi ascoltatori nostri che non sappiano ancora bene masticare l'inglese, vogliamo tradurre questo crowdfunding con un più semplice raccolta, perché non gliela facciamo più? No, è una raccolta di fondi pubblici con delle limitazioni, che darà poi la possibilità della creazione di un'entità che poi entrerà a far parte a tutti gli effetti nel consiglio di amministrazione della Virtus Roma. Quindi se compro un loro pacchetto io divento
socio a tutti gli effetti di questa nuova, non chiamiamola società, neanche SRL, ma neanche fondazione, non so di che cosa divento socio, e tuttavia so che fino a che non morirò, la famiglia Toti sarà comunque depositaria e possessore del 60% di queste quote. Punto, questo è quanto. Non lo dico con amarezza, no, lo dico con la realtà dei fatti, questo ho sentito. Ma no, posso comprare le quote che voglio, non è così, Gabriele. Sarà qualcuno al 60% sempre. Non è così. Okay. Tu metti 2 euro, diciamo per dire, in questo fondo, sì. Ok? Che si chiamerà Gigio. Si chiama per dire. Sì. The Best Equity. The Best Equity si chiama. Questo fondo, a seconda di quanti soldi riesce a raccogliere, sì, diventa socio della Virtus Roma, il fondo diventa socio della Virtus Roma, non chi ne, non tu, io, Fabrizio e gli altri che ci mettono i soldi, ok? È un azionariato popolare, sì o no? No, non c'entra niente. Questo fondo, in quanto socio della Virtus Roma, verrà utilizzato dalla Virtus Roma, dalla proprietà della Virtus Roma, per attingere denaro per delle operazioni specifiche. Bene. Mi servono 10 euro per costruire la mia sede, perché siccome il mio proprietario è un costruttore immobiliare, cioè un costruttore, non è riuscito in 20 anni a costruire un pallone presso un pallone statico, presso statico. Con 5 stanze per fare la sede. Fondo Gigio, mi dai 10 euro? Il fondo Gigio decide, sì, va bene, te li do, no, te ne do 8, gli altri 2 ce li metti tu, va bene. Fondo Gigio, mi voglio comprare LeBron James, che costa 15 euro, me li dai? Fondo Gigio si riunisce e decide, ma sì, beh, cazzo, però LeBron James, però 15 euro sono tanti, noi quanti ce ne abbiamo in cassa? Ce ne abbiamo 20, e se ne diamo 15 a lui, se ne diamo 15 alla Virtus, restiamo con 5 euro, però cazzo è LeBron James, sì ma c'ha 40 anni, però è LeBron James, beh gliene diamo 10, vabbè, e questo è una specie, dobbiamo chiudere, molto romanzata, una specie di cassaforte. No, ma che potrebbe essere l'inizio di un qualcosa di estremamente interessante. Fabrizio ne sa di più, ma credo che sia questo, no? No, io non ne so di più, posso solamente dire che è l'inizio di un qualcosa di estremamente interessante, perché bisogna finirla col mecenatismo. A me, francamente, quelli che dicono grazie al presidente Toti, sì, per l'amor del cielo, grazie al presidente Toti, ma nessuno gli ha mai puntato una pistola in testa. Quindi famola finita con questa storia del grazie, grazie Roma, bah, grazie, però nessuno ti ha mai costretto a fare quello che hai fatto. Poi se lo hai fatto e come lo hai fatto avrai avuto i tuoi buoni motivi, forse ti sei fidato forse troppo della tua corte dei miracoli, che ancora però vive e vegeta, ancora si vedono strani elementi che girano, non si capisce bene, con il vario titolo. Ne parliamo a fine anno di questa cosa? Sì, ne parleremo a fine anno. Scusate, siamo andati un po' lunghi, molto lunghi. Buon derby delle Virtus per domani, e ne riparleremo. Ecco che Gabriele fa la comparsata. Numero uno assoluto. Grande uomo. Signori, grazie. E ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.